Allora, Marcolfo, quando mi metti in un video? Adesso, Gian Gaston. Gian Gaetano degli Adalberti, se non ti dispiace. Sto cercando di farmi venire in mente un'idea per il video. Sei un Marcolfo, però. E poi, scusa, questa è casa mia, non è che puoi entrare così quando ti pare. Friga cazzi! Aspetta. Aspetta. Vino! Gianga! Dica Duca che dico Marchese. Ripeti quello che hai detto prima. Dica Duca che dico Marchese. Prima di quello. Vino? Prima di quello. Friga cazzi! Gianga, l'ho trovato. Salve youtubers e benvenuti. Salve youtube. Salve. Scusate un attimo. Prova uno. Ok, ci sono, scusate il contrattempo. Rifacciamo. Salve youtubers e benvenuti ad una nuova recensione. Chiedo scusa fin da subito per il ritardo mostruoso di questo video. È solo che, come ogni anno, ho una febbre da cavallo e ho avuto il naso chiuso e la stanza fa un eco incredibile, le luci sono fottute, sono arrivate le cavallette e non ci sono più le mezze stagioni. E dopo questa indispensabile lista di scuse a caso, direi di non perdere altro tempo e di tuffarci subito nella recensione di oggi. Il film che vedremo oggi è... Non c'è nessun film. Perché ho trovato di peggio! Questa, amici miei, è la storia di un canale emergente. Uno senza voci modificate e gameplay di Minecraft. Per adesso. La serie inizia con... Chiedo scusa. Il canale inizia con... Dei video su Facebook? E si inizia alla grande proprio. Questo canale è completamente ribaltato. Prima si fa successo su YouTube e poi, ma soltanto poi, si va su Facebook. E quali argomenti colti ed elevati avrà intenzione di portarci questo giovane creatore di contenuti? Non perdetevi le mie lezioni di maleducazione fisica, analisi accurate, osservazioni approfondite di gestacci, parolacce. Insulti. Curiosità sugli atti osceni. Perfetto! Questo gesto era considerato un insulto già ai tempi dell'antica Roma. Ma con quali capelli me lo stai dicendo però? Con quali capelli? Sembra che un opossum morto con dei problemi di igiene gli si stia putrefacendo sulla testa. Ma non giudichiamolo solo dal look. Non è che io a quell'età me la cavassi tanto meglio. E infatti parleremo oggi... del Oscar al miglior sonoro proprio. Non ci ha neanche provato a montare un effetto audio. Non ci ha neanche provato. E siccome questi primi video sono andati così egregiamente con la bellezza di 10 visualizzazioni, oh, c'è crisi per tutti, che vedevo di. Quale sarà il suo prossimo e del tutto originale format? Praticamente voi mi scrivete delle domande sotto questo video e e io farò dei video in cui vi risponderò e sotto cui voi potrete lasciare delle altre domande. Video risposta. I video sono... noiosi a dir poco, quindi faccio che saltarli completamente. A questo punto, infatti, la nostra giovane webstar decide finalmente di sbarcare su YouTube. Ma mica su, che ne so, il canale su cui prima ha fatto qualsiasi altra cosa sulla piattaforma. Perché quello sarebbe troppo mainstream, vero? Ma su un altro canale nuovo di pacca. Stasera non si dorme. E decide di chiamarsi Marco G51. Cosa vorrà mai dire quel 51? Boh, non lo so, perché secondo me non vuol dire che è nato il 5 gennaio. È davvero un mistero. Ora, questo canale ebbe un solo video che fu la presentazione del canale, che io non posso mostrarvi perché l'unica cosa sensata che abbia fatto è stata rimuovere quel video. E di cosa aveva detto che avrebbe trattato il canale in questa presentazione? Recensioni di film e libri.
A me quelle non sembrano recensioni, ma proprio mai nella vita. Il prossimo video non si fa aspettare, e infatti esce esattamente un anno e mezzo dopo la presentazione del canale. Oh mio Dio. Che cazzo succede? A quanto pare il nostro youtuber in erba aveva continuamente rimandato qualsiasi iniziativa perché non aveva i mezzi giusti, e gli mancavano i programmi, c'aveva sempre altro da fare, non aveva tempo. Che cazzo di scuse sono? Ma voi ve li immaginate come sarebbe se io di punto in bianco smettessi di fare video con queste scuse del cazzo semplicemente per nascondere il fatto che non avevo voglia? E siccome si rende improvvisamente conto che usare un altro canale è una cagata pazzesca, non devo citare Fantozzi, non devo citare Fantozzi, non devo citare Fantozzi. Lo carica su quello originale, chiamato Marco Geminiano Zanni. No, no, guarda, ma mettici anche indirizzo, codice fiscale e PIN del bancomat, già che ci sei. Ma torniamo al video in questione, in cui il nostro giovine ci intrattiene con profonde analisi psicologiche e ragionamenti filosofici. Tutti noi cambiamo nel corso del tempo e non si può né negarlo né evitarlo. Aspetto, abitudini e gesti sono tutte cose che sono in continua mutazione e gli youtubers non fanno eccezione. Per mantenere il proprio pubblico interessato e intrattenuto, ogni tanto dei cambiamenti vanno fatti. Dio santissimo, metti a fuoco! Abbi pietà di chi sta guardando! E poi arriva questo. Daniele! Quante volte te l'ho detto che non si mangiano le uova crude? No! Questo è talmente terrificante che persino le più raccapriccianti mostruosità di Lovecraftiana memoria ne hanno il terrore. Questo è il male. Ma nonostante questo, il video fa comunque un discreto successo. A questo punto, quindi, lo youtuber emergente può dedicarsi a quello che gli ha fatto guadagnare pubblico su YouTube: le parodie. Oppure mandare tutto a puttane sfornando video che plagiano Alberto Pagnotta. Vabbè, dai, stessa cosa, non... Fino a quando non raggiunge i 100 iscritti, evento per il quale decide di fare uno speciale. Almeno in questo avrà sicuramente messo un po' di impegno, no? Questo è ciò che regola la messa a fuoco. Ti ricordo che questo non è un panino alla mortadella. Usalo! E dopo questo tripudio di sterco, i video si concludono come sono iniziati. L'arte del petare, ovvero il manuale del subdolo artigliere. Lezioni sulle oscenità. Quindi questa era la storia di Marco GZ. Spero che la recensione vi sia piaciuta e noi ci vediamo ad un prossimo video. Devo dirlo. Era da un bel po' che non vedevo un canale così insipido e banale. Voglio dire, dopo tutto non è che sia poi così difficile farsi venire in mente qualche idea originale per un bel video. Ma chi voglio prendere in giro? Le recensioni non possono andare avanti per sempre, altrimenti finirò come quel canale lì. Non posso proseguire a farle in eterno. Forse dovrei smettere fino a che sono in tempo. No. I miei fan hanno bisogno di me. Hanno bisogno dei miei video. Volete le recensioni? E le recensioni avrete. Niente, non c'ho un cazzo voglia! Salve! Questo è... mostarda! No, non è vero. Questo è struttura. Perché il green screen fa cagare e non abbiamo le luci belle. Bell'abbigliamento, devi andare a presentare il nuovo iPhone? Disse quello che ha cominciato a fare i video in pigiama. Ouch!
E anche i commenti sul vestiario li abbiamo fatti. Prima ti sei ricordato le scuse a caso? Sì. Perfetto. Eh sì, pensavate che questa fosse la solita parodia dello Yotobi classico, tanto per fare qualche visualizzazione in più. E in parte anche così, ma comunque. Siamo qui riuniti oggi per celebrare il mio cambiamento, avvenuto nella transizione fra le recensioni e i Mostarda. E dopo questa introduzione che manco Scrubs ai tempi d'oro, parliamone. Perché ho deciso di cambiare tipologia di video? Diciamo che cominciava a starmi stretta, sentivo che non mi rappresentava più abbastanza. Perché sì, una parte di me è esattamente questo, un idiota che si diverte a guardare e commentare stronzate con voi. Ma, esattamente come in una puttana d'alto borgo, dentro di me c'è molto più di quello che sembra. Sin da ragazzino ho avuto sempre due passioni. I videogiochi e la stand-up comedy. Ma siccome non si può tirare avanti morendo 700 volte al minuto su Dark Souls... o quasi, ho deciso di optare per la seconda, dato che ho passato buona parte della mia vita a masturbarmi su monologhi di Louis C.K., Bill Hicks, Daniele Luttazzi e chi più ne ha più ne metta. Probabilmente a questo punto vi starete chiedendo dove stia cercando di andare a parare. E va bene così, perché sarà proprio questo lo spirito di Mostarda, parlare liberamente di cose a caso senza vincoli di alcun genere. E questa, amici miei, è stata appena eletta come peggior scusa dell'anno. Ah sì? Allora, visto che l'unica cosa che sei bravo a fare è sputtanare il lavoro degli altri, perché non vieni tu qui a dire qualcosa? No, 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 no! Hai voluto fare il grande cambiamento, adesso ti arrangi. Ah. Ho bisogno di una pausa. Sì? Sì, sostituiscimi tu per un attimo, va. Volentieri! Qualcuno di voi guardava il piccolo Detective Conan? Ecco, nella mia scuola lo facevano... tutti! Ma ciò nonostante sembrava che nessuno di questi fosse riuscito mai a vedere il primo episodio della serie. E guarda caso... Ma la smetti di pararti il culo con queste pseudo recensioni e porti avanti il format! Va bene, scusa, scusa. Sono consapevole del fatto che non tutti apprezzeranno questa mia decisione, probabilmente molti si disiscriveranno anche. Ed è giusto così, perché non sempre cambi di rotta di questo genere vanno in porto. Vero How I Met Your Mother? Vero? Vero? È arrivato il mio turno? No, confessiamoci, guarda, tu vai via che se dici un'altra volta che non ti piace Game of Thrones, qua ti spaccano la testa. E molta gente che seguiva questo canale solo per lui, naturalmente non avrà più motivo di restare. Se mi tiri un'altra volta in ballo te la spacco io la testa. Scus. Detto questo, di cosa parlerà Mostarda? Beh, in poche parole... robe! Sì, bravo, dammi una mano anche tu in poche parole. Con piacere. Biancaneve. Una quattordicenne che dorme con sette nani. Praticamente il Bunga Bunga ma con i numeri invertiti. Il sesto senso. Wow, forte sto nuovo regista. L'ultimo dominatore dell'aria. Scherzavo. Doctor Strange. Perché se non c'entra niente continua a pensare... Ma che cazzo sta succedendo qui? Non lo so, non ci sto capendo un cazzo neanche io. Mi serve una citazione. Sì, vai, te la concedo, tanto qua oramai... Non ho capito... Cortissimi. Troppe citazioni sto facendo, troppe. Cortissimi, era da una vita che non ci si vedeva, vecchio mio, come va la vita? Beh, insomma, com'è che rispunti qua da queste parti? Mostarda ha preso anche te come tappabuchi? Sei diventato un tipo di poche parole, vedo. Dica! Hai rotto il cazzo! Beh, senti, stavo cercando Mostarda, non è che l'hai visto tu? Ma dai, ma cosa ci fai lì? Dai, va là, fammi posto che vengo anch'io. Allora, qual è il problema? Non ti piace questo format? No, no, mi piace, è solo che... è solo che mi sembra ancora di non riuscirci a fare tutto quello che voglio.
non mi sembra ancora abbastanza. Ecco perché ho bisogno di loro per darmi una mano. Non so se capisci cosa intendo. Ma cosa credi? Che non ci sia passato anch'io prima di te? È proprio per questo ragionamento che sei nato tu? Ascolta. Se tu desideri fare questo secondo cambiamento, va bene, non è la fine del mondo. Ma l'importante è che tu lo faccia perché è una tua decisione, non dei tuoi fan o che so io. Anzi, se tu ritieni che sia necessario questo cambiamento, allora è un tuo dovere farlo, perché altrimenti diventi scialbo e banale come quel canale che ho recensito poco fa. Tu segui quello che ti dice la tua testa e fai quello che pensi sia meglio per te. La concedi anche a me un'altra citazione? Dai, spara! Abbiamo capito che è triste, non serve ogni volta mettere la musichetta alla fine sdolcinata con il pianoforte. Ok, sei un coglione. Lo so. Sì, va bene, ma fate un po' di silenzio adesso che comincia lo show. Salve, questo è Io Toby, ma molti di voi non sanno che è prima di tutto Karim Musa. E chi è Karim Musa? È un coglione, perché ormai sono 42 anni e mezzo che sta cercando di cambiare format per portare un po' di novità in questa YouTube Italia, tanto odiata dagli YouTubers stessi. Ma non era ancora riuscito a combinare niente di stabile, niente che lo convincesse fino in fondo a proseguire su una strada rispetto a un'altra. Fino adesso. Perché dal tizio qualunque che si divertiva, giustamente, a buttare merda su film del cazzo, siamo passati al cinico stronzo di merda dei Mostarda che butta merda sugli YouTuber del cazzo. Che poi, tra l'altro, perché fermarsi solo YouTube? Tanto vale tirare badilate di sterco addosso tutti gli italiani. Non trovate? Oh! Bravo! Grazie. E anche gli insulti gratuiti agli italiani ci sono. Ma parlando seriamente, fermiamoci un secondo e cerchiamo di capire in che direzione stia andando non tanto Io Toby, quanto il nostro Karim, che dopo un esame di coscienza durato chissà quanti anni, pare abbia capito finalmente come lavorare per realizzare il suo sogno, fare stand-up comedy. Ma io sto seduto, perché è più comodo. Capito, no? Faccio stand-up comoda! Uccidetemi! Così ha preso i suoi sproloqui su Twitch e li ha portati su un palco. Piccolo, grande che fosse, da solo in compagnia, cominciando pian piano a farsi le ossa. Ed è proprio quella la comicità che sta cercando di portare nell'internet grazie a questo leccio. Quindi, gente, non preoccupatevi. Sono sempre lo stesso Io Toby di una volta. Voglio dire, non è che solo perché ho cambiato format due volte, adesso sono diventato un'altra persona. Circa. Perché quel coglione di Gian Gaetano non la smetteva di rompermi le palle perché lo mettessi in un video. Yes! Ma tu lo sai che sei solo una mia copia, giusto con abbigliamento e sfondo diversi, vero? Yes! Oh, almeno qui c'è qualcuno che lo ammette. Vero, Pausa? 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 Pausa! Wow, sono in televisione! Ciao mamma! Pausa, ma che cazzo mi combini? Lo sapevo che prima o poi quel coglione di Marco si sarebbe dimenticato gli occhiali! No, no, cosa ci fai lì? Sì, come vedete Pausa mi ha venduto i diritti per i video su Piccoli Brividi, quindi guardate pure. Mamma, papà, ho visto un... inserire elemento paranormale. Non ti crediamo. Ma ve lo giuro. Non ti crediamo. Era ma quella battuta l'ho fatta io identica anni fa. Ma... Non avete ancora capito? Io sono tutti voi.
assieme. E quindi adesso che si fa? Adesso The Late Show must go on. Mi date una mano? Dai, andiamo. Salve YouTubers e benvenuti a questo canale. Questo è Struttura. No, non è vero. Questo è YouTube. Ah, comunque, nel caso non ci abbiate capito un cazzo, state tranquilli. Manco noi. Gianga, e se ci mettessimo gli Yotobi provenienti da una dimensione parallela? E se ci mettessimo un piccione?